Sai cosa ti può davvero dare soddisfazione al lavoro? Il successo. E sai come fare ad ottenerlo? Con determinazione, impegno nel lavoro e le giuste strategie a supporto del tuo business. Per questo oggi ti voglio parlare di trasformazione digitale e delle competenze necessarie per apportare il cambiamento all'interno delle aziende. La trasformazione digitale sicuramente riguarda l'innovazione tecnologica, quindi l'investimento in nuovi strumenti digitali che aiutano ad automatizzare e snellire i processi all'interno dell'impresa. Ma non si tratta solo di questo. La trasformazione digitale inizia prima e coinvolge tutta la cultura aziendale nel suo complesso. Si tratta quindi di una strategia trasversale che si irradia in tutti i settori della tua impresa e richiede delle competenze sia da parte dell'imprenditore che dei suoi manager e collaboratori. Insomma, è una delle sfide più impegnative per le aziende, perché è un cambiamento generale nei metodi stessi di gestione e organizzazione. E sai perché è importante per le aziende trasformarsi digitalmente? Perché il cambiamento fa parte del mondo, del mercato ed è una costante in tutti i business. Oggi purtroppo non puoi tirarti indietro dall'affrontare questo processo. Se vuoi continuare ad avere una presenza nel mercato ed essere competitivo, il linguaggio oggi è quello del digitale. E un leader deve parlarlo per entrare in comunicazione con i propri clienti. Un elemento che hanno in comune i leader di successo è avere una visione chiara dell'evoluzione digitale necessaria al proprio business. La tecnologia di per sé non è tutto, ma è il tuo modo di utilizzare gli strumenti che ti mette a disposizione che fa davvero la differenza. Anche in questo caso si nota quanto è importante l'impronta dell'essere umano, perché non basta investire in nuovi strumenti tecnologici se non sono quelli necessari alla tua specifica situazione. La trasformazione digitale passa anche attraverso il tuo modo di relazionarti con i tuoi collaboratori. Non tenere solo per te la tua visione, ma crea una cultura aziendale condivisa. Più farai percepire che il lavoro di ognuno è parte di un progetto molto più ampio, più si sentiranno stimolati nelle proprie attività. Tra tutti si creerà una sinergia che sarà un sicuro vantaggio per tutta l'azienda. Ti stai chiedendo cosa c'entra questo con il digitale? La risposta è semplice. Un rapporto più diretto e collaborativo con e tra le persone che lavorano con te rende più agile il lavoro nel suo complesso. E questo si adatta perfettamente al concetto di immediatezza e rapidità che dovrebbe appunto fornire il digitale. Per avere successo con il proprio business, il leader di oggi deve essere predisposto e aperto a nuove idee e progetti. La trasformazione digitale è fatta anche di sperimentazioni, di tentativi, di sbagli da cui trarre spunto per imparare e riprovare facendo meglio. La trasformazione prevede anche l'eliminazione delle strutture gerarchiche e troppo rigide che fanno ormai parte di un concetto aziendale legato al passato, per fare spazio alla responsabilizzazione delle risorse umane all'interno dei propri progetti. I tuoi collaboratori devono davvero essere un supporto per il tuo business e lo saranno se punterai alla trasformazione delle competenze e delle capacità necessarie per lo sviluppo personale e professionale. Il cambiamento comporta l'abbandono di vecchie abitudini che non funzionano più ed essere pronti ad accogliere i processi che portano all'innovazione. Nessuna trasformazione avviene facilmente, anzi, spesso porta con sé dei piccoli traumi perché comportano l'uscita dalla propria zona di comfort per andare verso qualcosa di ancora poco conosciuto. Ma la trasformazione digitale è necessaria. Se il tuo obiettivo è di far sopravvivere e fiorire il tuo business. Se vuoi approfondire l'argomento, leggi tutto l'articolo che trovi qui sotto. Ma aspetta, se ti è piaciuto il video, lasciami un like, condividi e tagga i tuoi amici nei commenti. Grazie per l'ascolto.